La persona al centro della relazione è il titolo del convegno dedicato all'approccio Snuselen, in programma venerdì 23 ottobre al Centro Congressi della Regione Piemonte a Torino. L'evento è organizzato dalla Diaconia Valdese, Coordinamento Opere Valli e Uliveto all'interno del progetto Persone. Sarà un confronto sull'approccio Snuselen con esperti di settore, con la presentazione di esperienze nazionali ed internazionali. Snuselen è una parola olandese. Deriva dalla contrazione di due verbi, snuffelen e duselen. Snuffelen significa stimolare, duselen rilassare. Lo snuselen ha a che fare un po' con quello che da molti anni Uliveto cerca di portare avanti, che è la centralità della persona, l'importanza, la specificità del singolo, la diversità, il rispetto della persona nella sua unicità. E lo snuselen enfatizza ancora di più questo, fa in modo che la persona possa vivere un momento speciale, un momento magico all'interno di questa stanza. Dall'inizio del 2012 è presente all'Uliveto di Luserna San Giovanni una stanza snuselen. È stata allestita appositamente sulle caratteristiche degli ospiti, creando delle stimolazioni per tutti i sensi che scatenano emozioni diverse. Sempre di più, la stanza snuselen viene utilizzata anche da persone esterne, operatori e ospiti di altre strutture del territorio, centri diurni, persone affette da Alzheimer e anche dai ragazzi del centro autismo di Torre Pellice. Si parla di accompagnamento snuselen, perché il momento snuselen non è soltanto all'interno della stanza, ma è anche prima e anche dopo. E poi qui è ovviamente tutto un gioco di relazione fra l'ospite e l'operatore, l'operatrice che ha scelto di condividere con lui o con lei questo momento. Non c'è un approccio, una sequenza standard da proporre all'ospite, ma tutto viene costruito in base alla reazione dell'ospite. Infatti snuselen non è una strategia, una metodologia, una tecnica, ma è proprio un approccio relazionale, è uno strumento, un mezzo, un'occasione di incontro per creare una comunicazione nuova con l'ospite. Ospiti che magari non riescono, la maggior parte dei nostri ospiti non comunicano verbalmente, e quindi questo è proprio un modo per proporre loro dei nuovi canali di comunicazione, dei nuovi modi di entrare in relazione. E il momento che si svolge qui all'interno della stanza è un momento che si costruisce pian piano in base a come reagisce l'ospite alle stimolazioni e in base anche a come reagisce l'operatore, a quelle che sono le emozioni che vengono messe in gioco all'interno di questo momento. Molto importante infatti la disponibilità dell'operatore o dell'operatrice a mettersi in gioco insieme all'ospite, a vivere delle emozioni nuove, a lasciarsi un po' trasportare da questo e quindi a non avere tutto assolutamente sotto controllo, ma anzi poter costruire il momento a seconda di quella che è la reazione di tutti e due i partecipanti.